Ciao a tutti amici di Infomotori, oggi proviamo la nuova Lexus RX 450H. In questo allestimento F Sport è davvero completissima, ma quello che è davvero interessante è il 3.5 litri V6 che troviamo sotto il cofano. È accompagnato oltretutto da due motori elettrici, uno per asse a dare la trazione integrale e 313 cavalli di potenza massima combinata. Questo offre quindi spunto e accelerazione da sportiva, ma consumi da utilitaria. Scopriamola insieme. Esattamente, tre propulsori per questa Lexus RX 450H, due all'anteriore e uno al posteriore. Lo so, non si direbbe da sotto il cofano, però questa vettura ha tanta tecnologia e anche tanta spinta. Cominciamo dal frontale, che ha questo tipico disegno a clessidra, molto carino. L'azzurro qua ovviamente a indicare le motorizzazioni ibride del gruppo Toyota, e questi proiettori full LED adattivi e quant'altro, davvero molto maturi, molto belli da vedere. Lateralmente la vettura è molto completa, in questo allestimento F Sport poi risaltano questi generosi cerchi da 21 pollici, ovviamente in lega. Vediamo appunto dimensioni realistiche, importanti, e una coda che si fa subito riconoscere. Lexus ha lavorato molto per dare una linea filante, aggressiva a quest'auto, e i risultati effettivamente pagano. Indubbiamente di stile nipponico qua il posteriore, vediamo anche gli estrattori dell'aria e c'è il tubo di scarico bello nascosto, non si vede se non lo andiamo a cercare. E se diamo un'occhiata al bagagliaio, che si apre automaticamente sia con la mano che con la chiave, troviamo un vano di carico davvero molto molto generoso. C'è anche questo tappeto in gomma per evitare di sporcare qua la moquette, vediamo, e poi un doppio fondo, anche lui davvero ampio. Chiusura elettronica, qualche secondo per la chiusura, 1, 2, 3, 4, 5, insomma intorno ai 10 secondi per chiudere il bagagliaio. Qui abbiamo il badge che indica l'allestimento ibrido, ma adesso voglio portarvi agli interni. Entriamo nella Lexus RX Hybrid e come mettiamo un piede dentro la vettura ci rendiamo conto del lavoro estremamente premium dei tecnici nipponici. Ragazzi, in questo caso siamo veramente a un livello molto elevato. Guardate che bella qui la console per agire sul display da 12,3 pollici dell'infotainment. Molto bella anche la plancia centrale con l'orologio analogico al centro, bella anche la strumentazione con questo, vedete, questo quadrante che va a indicare velocità e quant'altro, e altri piccoli quadranti con diverse informazioni. In questa versione F Sport gli interni così in pelle sono di serie, questo rosso è ovviamente fantastico, a me piace davvero molto, penso che tutte le auto dovrebbero montare questi interni in pelle rossa. Abbiamo detto appunto già di questo infotainment molto funzionale, vedremo dopo cosa può offrirci. E se andiamo a vedere anche le piccolezze, vedete per esempio questa tasca è apribile, queste finiture sono davvero molto molto ricercate, belle anche le impunture rosse sulla pelle del volante, e lo spazio oltretutto anche per i portaoggetti è molto molto ampio. Anche per chi siede dietro lo spazio è tanto, ci sono delle bocchette qui e soprattutto non c'è il tunnel della trasmissione a dar fastidio alle gambe. Abbiamo anche qui un impianto da reazione e poi il bracciolo centrale è davvero completissimo. Guardate come si va ad aprire, sembra quasi un transformer, ci sono molte tasche ed è molto molto premium. Ottimo l'impianto stereo, ottima la seduta, nonché la visibilità proprio per tutti e cinque gli occupanti. Qui si sta davvero su una poltrona, non c'è davvero niente da disquisire. Oltretutto dobbiamo pensare che in alcuni mercati avere l'autista non è poi così assurdo, quindi è studiata anche per chi preferisce sedere dietro e lasciar guidare qualcun altro. Ma andiamo a provarla! Pronti pronti, andiamo andiamo con la Lexus RX 450H. Cambio automatico ovviamente per far funzionare al meglio quest'ibrido, cambio che non è tra i miei preferiti, ma partiamo con la posizione di guida che è qualcosa di spettacolare in qualsiasi posto vi sediate, anche al centro, perché tra l'altro non c'è il tunnel centrale della trasmissione. Questa vettura è un vero yacht.
ragazzi, perché ha potenza da vendere, ha uno stile molto molto ricercato e anche nei dettagli si distingue, soprattutto nella fascia premium. Questa Lexus RX, come detto, è spinta da tre motori per un totale di oltre 300 cavalli di potenza, che sono molti, è vero, ma non troppi, nel senso che non vanno né a aumentare in maniera spropositata i consumi, perché quasi la metà di questa potenza è derivata da un motore elettrico che si ricarica mentre guidiamo, e anche perché non ha quella sportività che potrebbe avere una piccola coupé con gli stessi numeri. Ovviamente il motore c'è, quindi è pieno, è importante, ci trascina fuori dalle curve e soprattutto ad ogni regime lavora molto bene. È questo cambio CVT di derivazione chiaramente giapponese che forse su una vettura con oltre 300 cavalli non ha proprio il suo terreno di gioco, diciamo. Ad ogni modo c'è la possibilità di inserire la modalità Sport e addirittura Sport Plus per chi vuole divertirsi un pochino. Ovviamente c'è anche la Eco, soprattutto per quel che riguarda la città. Parlando degli interni, allora, gli interni sono qualcosa di grandioso. La plancia è davvero ben studiata, mi piace moltissimo, bellissimo questo piccolo tasto, questa console, diciamo, per giocare con le varie impostazioni dei menu. Semmai non è bellissima la grafica delle mappe, del navigatore, però è una cosa su cui passiamo sopra molto molto volentieri. Le dinamiche di guida su questo Lexus RX 450h sono come ce le potremmo aspettare, nel senso che abbiamo un motore molto potente che non teme nulla, non teme confronti, però allo stesso tempo un corpo vettura che non è molto incline alla sportività. Diciamo che c'è un grande lavoro dalla parte delle sospensioni, che sono comunque elettroniche, quindi vanno a lavorare in tempo reale sul fondo che stiamo incontrando, ma non c'è quella rigidità che ci permette di girare l'auto in un fazzoletto. È vero d'altronde che si tratta di un SUV di grandi dimensioni, quindi perfetto per i viaggi, perfetto anche per la città, perché spazi di manovra non sono poi così ampi, e soprattutto una vettura che non ha paura di nulla. Dinamica di guida quindi da SUV vero, anche perché la frenata è bella possente, importante e sempre presente, quindi neanche dopo un utilizzo prolungato i freni vanno a stancarsi più di tanto. La ripresa per effettuare dei sorpassi anche in autostrada, anche a velocità parecchio sostenute, c'è sempre, quindi anche ad alte velocità poi l'auto viaggia su un binario, sembra di andare molto molto più piano di quanto si sta viaggiando. In realtà c'è il cruise control adattivo per i vostri viaggi più impegnativi, e quindi questo fa assolutamente piacere. Lo sterzo lavora bene, non mi sembra particolarmente rigido, cioè non è estremamente comunicativo, però lavora benissimo per essere montato su un SUV, ecco, diciamo, fa il suo lavoro. I sistemi elettronici, gli ADAS, gli aiuti attivi alla guida, sono buoni, nel senso che permettono quindi di mantenere la giusta corsia. C'è appunto il cruise control adattivo, c'è il sensore di parcheggio e anche quello di controllo dell'angolo cieco, quindi molto bene sotto questo punto di vista. Mi piace il fatto che ci siano i fari automatici, è una cosa a cui non voglio più rinunciare fondamentalmente, e per il resto su quest'auto sei costantemente coccolato. I tre motori lavorano in questa maniera, due davanti e uno dietro. In questo modo abbiamo una trazione integrale che fa sempre comodo, soprattutto quando andiamo a spendere cifre importanti per una vettura, come in questo caso, aumenta anche un po' quello che è il piacere di guida, no? Tutto questo powertrain. I pregi maggiori di questo Lexus RX sono, beh, assolutamente comfort a bordo, perché io sto viaggiando veramente in business class. Altro pregio secondo me è la fattura degli interni. Questa pelle rossa è splendida e anche le finiture sono di altissimo livello, nonché quelle del volante in questa versione F Sport, poi gli interni in pelle sono di serie. Terzo punto a favore davvero è il V6. Il V6 è un motore che, nonostante sia montato su una vettura importante di dimensioni considerevoli, si sente sempre un piacere da
da vedere. Un piccolo difetto? Beh, diciamo appunto il design delle mappe, mi aspettavo qualcosa di meglio da una vettura dichiaratamente premium. E un altro piccolo difetto? Il cambio. Il cambio secondo me potrebbe essere un pochino più rapido, perché sì, quest'auto se lo meriterebbe, nonostante i paddle che sono quasi per figura presenti su questa vettura, insomma, magari una voglia di spingere un po' di più a qualcuno può venire. D'altronde, se vuoi correre, non prendi un SUV di grandi dimensioni. Lexus RX 450H in questo allestimento viene a costare 74.000 euro, quindi una cifra importante, non esattamente un'auto alla portata di tutti. Sono ben spesi? Dipende da quello che volete fare, nel senso, assolutamente si tratta di un'ottima auto per i viaggi e di un'ottima auto anche per la città. Se vivete in un luogo molto trafficato come Roma, Milano, queste città così, non so quanto vi convenga per il parcheggio, perché comunque le dimensioni, nonostante l'ottima manovrabilità, non sono delle più spicciole. Detto questo, si tratta di un'auto direi ottima, pensata anche per la facilità di utilizzo, di guida, quindi adatta davvero a tutti. La visibilità quindi è ottima, nonostante sia un SUV importante, quindi non mette mai in crisi. Bene bene, io direi che per oggi la prova finisce qui. Ovviamente mi sarò dimenticato qualcosa, quindi voi ovviamente ditemelo nei commenti, chiedetemi consigli, domande, suggerimenti, risposte, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!